Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Prendiamo subito intanto vi ricordo a tutti i radioascoltatori che sono legati alla Federazione Pagana e ai suoi riti che è stata stabilita la data per il rito della Devotio che come ogni agosto, praticamente questo sarebbe l'11° agosto, viene tenuto sull'altipiano di Asiago. Pertanto, tutti coloro che vogliono partecipare al rito della Devotio si tengano in contatto con le varie persone della Federazione Pagana con cui sono in contatto e così avranno le informazioni sia sul giorno sia sul posto del ritrovo, sia sul luogo d'appuntamento e sia sul modo di trovarci. Ricordate a tutti quelli che partecipano al rito della Devotio di portare un mazzetto dei propri aromi preferiti, delle proprie piante aromatiche preferite da mettere nel fuoco e un'altra cosa, di portarsi un paio di scarpe comode per poter camminare nella breve passeggiata in montagna per raggiungere il posto in cui terremo il rito. Bon, detto questo, passiamo immediatamente al discorso sui sacrifici umani. Già 15 giorni fa vi ho fatto la prima parte parlando non tanto dei sacrifici umani quanto due sistemi, cioè due tradizioni che c'erano nei vari popoli antichi che i cristiani spacciarono, che i cristiani, gli ebrei, diciamo, li spacciarono per sacrifici umani ed era il rito di iniziazione, il passaggio nel fuoco e il rito del Tophet, cioè la richiesta agli dèi di assistere quei bambini che erano nati morti. Avevo interrotto, mancavano solo poche due pagine per finire quel documento, ma ve lo finirò eventualmente in un altro momento. Vi ricordo che tutto quello che vi leggo è su internet e potete scaricarvelo pagina per pagina. Data l'ora, il documento che vi faccio è Ebraismo e Cristianesimo, nascita dell'ideologia dei sacrifici umani, però salto la prima parte psicologica sulla proiezione, cioè come psicologicamente si proietta sugli altri ciò che si fa. Al limite ve la farò in un altro momento. Proviamo a comprendere da dove nasce l'esigenza degli ebrei di affermare che gli altri bruciano, sacrificano ai loro dèi i bambini. Gli ebrei elaborarono il concetto secondo cui loro sono persone che appartengono al loro Dio, il loro Dio è il loro padrone che pretende da essi un comportamento. Il loro Dio pretende un'obbedienza cieca ai suoi voleri e si indigna qualora i suoi voleri non sono prontamente obbediti o qualora le persone tentino di sottrarsi dall'essere roba sua. Pertanto, esiste fra gli ebrei la paura che alcuni ebrei si sottraggano dall'osservanza degli obblighi imposti dal loro Dio, in quanto tale sottrazione dimostrerebbe l'inconsistenza del dettato divino. Così il Dio degli ebrei esercita quel diritto al possesso delle persone senza limiti e le persone non sono autorizzate a supporre che il loro Dio sia impotente nell'ottemperanza dei suoi doveri nei confronti del suo popolo, qualora non mantenga le sue promesse. Quando il benessere del popolo ebreo viene messo in discussione, non è per l'inadeguatezza del loro Dio o per la precarietà delle relazioni che tale popolo ha costruito col mondo esterno, ma è perché tale popolo ha peccato, ha mancato nell'eseguire prontamente la volontà del suo Dio. La pretesa del Dio degli ebrei di possedere, di essere il padrone, è quanto di più violento e perverso noi possiamo leggere nella storia delle relazioni fra esseri umani e dei di ogni popolo conosciuto. Adesso vi leggerò una serie di citazioni dall'Esodo, dai Numeri, che vi dimostrano questo. Esodo 34, 19 e 20 dice il Dio degli ebrei: ogni primogenito è mio. Come pure mio ogni primo parto maschio, sia del tuo bestiame grosso che di quello minuto, ma riscatterai con un agnello il primo parto dell'asino, se poi non vuoi riscattarlo, troncagli il collo, riscatterai tutti i primogeniti fra i tuoi figli, nessuno comparisca davanti a me a mani vuote. Questa è la richiesta del Dio degli ebrei e il Dio dei cristiani, di conseguenza, c'è lo stesso Dio. Dice ancora il Dio degli ebrei:
E il Signore mandò a Mosè, parlò a Mosè dicendo: ecco, io ho scelto i Leviti fra i figli di Israele in luogo d'ogni primogenito che apre il seno materno fra i figli di Israele. I Leviti saranno miei, perché ogni primogenito è mio il giorno che io in Egitto percossi, uccisi, massacrai e sterminai tutti i primogeniti egiziani. Io consacrai a me tutti i primogeniti di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali, saranno miei, io sono il Signore. Numeri 3, 11, 13. E ancora: il Signore ordinò a Mosè: fai il censimento di tutti i primogeniti maschi fra i figli di Israele, dall'età di un mese in su, e fai il conto dei loro nomi. Poi, in luogo dei primogeniti dei figli di Israele, tu prenderai per me il Signore i Leviti, così pure prenderai il bestiame dei Leviti in luogo dei primi nati del bestiame dei figli di Israele. Numeri 3, 40, 41. Ancora: allora il Signore così ordinò a Mosè: prendi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti dei figli di Israele, e il bestiame dei Leviti in luogo del bestiame di quelli, e i Leviti siano miei, io sono il Signore. Numeri 3, 44, 45. E ancora: dopo questo i Leviti cominceranno ad esercitare il servizio al tabernacolo di convegno, purificali e offrili con gesto di presentazione affinché siano interamente miei. Fra i figli di Israele io li ho presi per me, in luogo d'ogni maschio che apre il seno materno, in luogo d'ogni primogenito di ciascuno dei figli di Israele. Ogni primogenito dei figli di Israele, tanto degli uomini quanto del bestiame, è mio. Io li ho consacrati a me il giorno che in Egitto percossi tutti i primogeniti, ma in luogo d'ogni primogenito dei figli di Israele io mi sono preso i Leviti. Numeri 8, 15 e 18. E ancora: la parte riservata ai sacerdoti siano tue tutte le primizie della loro terra, che essi presenteranno al Signore. Ne mangi chiunque di casa tua, purché sia puro. Ogni cosa interdetta in Israele sarà tua. Ogni primogenito di ogni carne che si offre al Signore, tanto degli uomini quanto degli animali, sarà tuo. Però sia assolutamente riscattato il primogenito dell'uomo, sia pure riscattato il primo nato dell'animale impuro. Numeri 18, 13, 15. Per cui non c'è dubbio che nella Bibbia si parla solo di possesso di persone e di gradi di possesso delle persone, solo di possesso. Cioè, la relazione fra il Dio e gli ebrei è una relazione di possesso, non è una relazione divina, non è una relazione sacra, è una relazione di possesso. Il possesso delle persone è assoluto, non lascia spazi ad interpretazioni. Le persone sono roba mia. Questa idea storica è la novità introdotta dagli ebrei. È la novità che, presente nelle relazioni sociali ed economiche delle società, della società civile di quei tempi, viene trasferita come volontà che il Dio manifesta nei confronti degli uomini. Si tratta di capovolgere i principi fondamentali delle antiche religioni, dove in una società che presentava comunque dei problemi, le divinità erano la soluzione di quei problemi, o erano state assunte come divinità proprio perché avevano indicato soluzioni a problemi sociali. Gli antichi dei indicarono agli uomini la giustizia, la libertà, in condizioni sociali che manifestavano questo bisogno. Con la rivoluzione religiosa ebrea, il Dio indica la schiavitù e il proprio volere discrezionale che impone a società civile già cariche di problemi. Gli ebrei, deportati come colonia a Babilonia, circa 5.000, si inventarono una loro storia antica, e in questa storia antica si inventarono un Dio più potente degli dei babilonesi e degli dei caldei. Un Dio potente che li rassicuri della loro importanza di popolo eletto. Questo Dio viene imposto agli ebrei con una tale violenza da occupare tutti gli aspetti della loro vita. Non c'è un momento della loro esistenza che quel Dio non detti delle regole a proprio vantaggio, solo fine di farsi obbedire. La ricerca dell'obbedienza degli ebrei da parte del loro Dio è una vera e propria ossessione. Quel Dio, in realtà, altro non fa che rappresentare l'ossessione per l'obbedienza che i capi ebrei hanno nei confronti delle persone al fine di impedire loro di integrarsi con la popolazione babilonese.
Così gli ebrei inventano un esodo dal paese d'Egitto che è ottenuto dal loro Dio divertendosi a macellare tutti i bambini primogeniti egiziani. Quel Dio, secondo il racconto degli ebrei, si è semplicemente divertito a macellare i bambini egiziani, infatti, egli stesso afferma che gli egiziani avrebbero voluto o potuto far partire gli ebrei, ma egli, per potersi divertire, ne ha indurito il cuore così da permettergli di giustificare il proprio divertimento nel macellare tutti i bambini egiziani. Questa pratica viene accettata e diventa un elemento religioso fondamentale della dottrina ebrea, macellare chi non appartiene al popolo eletto. Dalle rivolte dei Maccabei al massacro di Gerusalemme che dette il via alle guerre fino alla distruzione della città nel 70 al massacro di Cilene e Salamina. Questo gesto eroico del Dio onnipotente degli ebrei diventa la giustificazione attraverso la quale il Dio degli ebrei pretende di possedere gli ebrei stessi. Possedere, non essere il Dio degli ebrei. Da Esodo: e quando il Signore ti avrà introdotto nella casa del Cananeo, come egli giurò a te e ai pari tuoi, a te l'avrà data. Offri al Signore ogni primo nato, come pure di ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi sono del Signore, però riscatterai ogni primo nato dell'asino come agnello, e se non vuoi riscattarlo, troncagli il collo. Riscatta pure ogni primogenito d'uomo tra i tuoi figli, e se in avvenire tuo figlio si domanderà che cosa significa questo, tu gli dirai: con potenza il Signore ci trasse dall'Egitto, dalla casa di schiavi. E poiché Faraone si ostinava a non farci partire, il Signore uccise tutti i primogeniti della terra d'Egitto, dal primogenito dell'uomo al primo nato delle bestie. Perciò io sacrifico al Signore il nato di ogni primo parto e riscatto ogni primogenito dei miei figlioli. E ciò ti sia per segno sulla tua mano e per frontale in mezzo agli occhi, poiché con potenza il Signore ci trasse dall'Egitto. Esodo 13, 11, 16. Il possesso del persone, inteso come bestiame sacrificato o offerto al Dio, deve essere imposto agli ebrei mediante una feroce azione di manipolazione mentale esercitata sui bambini. Infatti la frase «e ciò ti sia per segno sulla tua mano e per frontale in mezzo ai tuoi occhi, poiché con potenza il Signore ci trasse dall'Egitto», Esodo 13, 16, sta ad indicare l'azione che deve fare il padre sul figlio, affinché anche egli ricordi di sacrificare il proprio figlio al suo stesso Dio padrone. Pertanto esiste un doppio sacrificio umano messo in atto dagli ebrei. Il primo è la cessione del primogenito al Dio padrone che viene riscattato, ma proprio perché viene riscattato se ne riconosce la proprietà al Dio. E il secondo è l'attività di manipolazione mentale esercitata sui figli affinché anch'essi a loro volta sacrificano i loro figli al Dio padrone degli ebrei. Inoltre il Dio degli ebrei condisce la sua pretesa con la menzogna. La menzogna consiste nell'affermazione del Dio degli ebrei: e poiché Faraone si ostinava a non farci partire, il Signore uccise tutti i primogeniti della terra d'Egitto, in quanto è il Dio degli ebrei che ha impedito a Faraone di farli partire. Il Signore, infatti, dice Esodo 11:10, il Signore indurì il cuore di Faraone che non lasciò partire i figli di Israele dal suo paese. La menzogna del Dio degli ebrei è funzionale alla costruzione della schiavitù degli ebrei e per estensione di tutti i popoli assoggettati all'ideologia cristiana. La volontà di possedere persone dei profeti ebrei è tale che oggi rappresenta un insulto per tutte le società civili. Dice Esodo 34:19-20: ogni primogenito è mio, come pure è mio ogni primo parto maschio, sia il tuo bestiame grosso che di quello minuto, ma riscatterai con un agnello il primo parto d'asino, se poi non vuoi riscattarlo troncagli il collo. Riscatterai tutti i primogeniti fra i tuoi figli, nessuno comparisca davanti a me a mani vuote. Esodo 34:19-20. E questa volontà di possesso viene sancita da un doppio possesso. Il Dio degli ebrei si fa assegnare un gruppo di ebrei, i Leviti, che vengono in pratica marchiati dal Dio che, posseduti dal Dio, avranno il diritto di possedere tutti gli altri ebrei, dai quali dovranno ottenere tutta una serie di privilegi e donazioni. E il Signore parlò a Mosè dicendo: ecco, io ho scelto i Leviti fra i figli di Israele in luogo di ogni primogenito che apre il seno materno fra i figli di Israele. I Leviti saranno miei,
perché ogni primogenito è mio, il giorno che io in Egitto percossi tutti i primogeniti, io consacrai a me tutti i primogeniti di Israele, tanto degli uomini quanto degli animali saranno miei, io sono il Signore, cioè io sono il padrone, significa Numeri 3, 11, 13. Il Signore ordinò a Mosè: fai il censimento di tutti i primogeniti maschi fra i figli di Israele, dell'età di un mese in su, e fai il conto dei loro nomi. Poi, in luogo dei primogeniti dei figli di Israele, tu prenderai per me, il Signore, i Leviti. Così pure prenderai il bestiame dei Leviti in luogo dei priminati del bestiame dei figli di Israele. Numeri 3, 40, 41. La gerarchia del possesso viene così stabilita: che i Leviti abbiano creato il Dio padrone per costringere gli altri ebrei a diventare bestiame posseduto, o che l'ideatore dell'ideologia di possesso abbia voluto trasferire il diritto del possesso degli individui a una forma di dominio che fosse stabile, poco importa. Ciò che importa è che l'ideologia delle persone private di diritti e possedute dal Dio padrone fu portata a compimento. Questa ideologia fu portata a compimento con un'operazione ideologica che venne posta a fondamento della nascita dell'ideologia di possesso elaborata dagli ebrei. Ogni popolo ha, come miti di fondazione, atti eroici del proprio fondatore. Gli ebrei, a fondamento della loro ideologia di possesso, hanno l'accettazione del sacrificio umano imposto dal loro Dio. Solo quando il Dio degli ebrei si accerta della disponibilità assoluta e incondizionata di Abramo di ammazzare suo figlio, il Dio gli concede la grazia, ma solo perché Abramo ha accettato di sacrificare suo figlio, come sono tenuti a fare tutti gli ebrei e tutti i cristiani attraverso la circoncisione e il battesimo. Abramo, egli disse, eccomi, e Dio gli disse, orsù, prendi tuo figlio, l'unico che hai e che tanto ami, Isacco, va nel territorio di Moria e li offri in olocausto sopra un monte che io ti mostrerò. Genesi 22, 1, 2. Quando un invito simile è fatto da Giove a Numa, Numa, giocando sulle parole, offre a Giove delle teste di cipolle e la divinità apprezza il gesto di Numa. L'ideale di Numa è il benessere dell'umanità, non la sottomissione dell'umanità ad una divinità. L'accettazione da parte di Abramo di sacrificare suo figlio è il vero patto fra il Dio degli ebrei e gli ebrei. Gli ebrei, e dopo di loro i cristiani, da allora sacrificheranno sempre i loro figli al Dio padrone, privando i loro figli degli strumenti attraverso i quali affrontare le condizioni della vita. Per garantire che gli ebrei continueranno a sacrificare i loro figli al loro Dio padrone, i leviti veglieranno sulla tradizione. Loro, che sono stati sacrificati per riscattare ogni primogenito ebreo, otterranno dei privilegi da ogni ebreo riscattato. Dopo questo i leviti cominceranno ad esercitare il servizio al tabernacolo di convegno, purificarli e offrirli con gesto di presentazione, affinché siano interamente miei fra i figli di Israele. Io li ho presi per me, in luogo d'ogni maschio che apre il seno materno, in luogo d'ogni primogenito di ciascuno dei figli di Israele. Ogni primogenito di figli di Israele, tanto degli uomini quanto del bestiame, è mio. Io li ho consacrati a me il giorno che in Egitto percossi tutti i primogeniti, ma in luogo d'ogni primogenito dei figli di Israele io mi sono preso i Leviti. Numeri 8, 15, 18. Questa tradizione sarà assunta dal cristianesimo, che farà della trasformazione dei popoli in schiavi il fondamento della propria ideologia, finché con l'illuminismo inizierà un percorso di riscatto della società civile. Sarà necessario il Concilio Ecumenico Vaticano II perché la Chiesa Cattolica e il suo Dio, che ordina di uccidere chi non si sottomette a lui, cedi un po' alla società civile e alle imposizioni sociali illuministe. Ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato come contrario al disegno di Dio. Notate bene che questa affermazione, che è contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, edizione Leonardo 1994, parte terza, sezione prima, capitolo secondo, articolo 3, è una presa per i fondelli, in quanto la discriminazione in ragione del sesso,
no? Non dice che nessuno deve essere discriminato per ragioni sessuali, ma in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione. Attenzione, perché questo è un giochino di parole e anche abbastanza furbo per dire che gli omosessuali devono stare fuori dalle palle. Nel cristianesimo i preti cattolici potranno vessare le persone con una crudeltà sconosciuta nel corso della storia e con i loro privilegi costringeranno alla miseria la società civile, come il Dio degli ebrei comanda. Una volta che una struttura ideologica, una struttura di pensiero viene formulata, nessuno garantisce che i privilegi siano esercitati in perpetuo da chi si è pensato più furbo del resto dell'umanità. Così gli ebrei, che hanno voluto imporre all'umanità se stessi come popolo eletto del loro Dio e hanno voluto imporre il loro Dio quale unico Dio, ci impiegheranno oltre 20 anni i romani per comprendere che la rivolta di Gerusalemme aveva come unico scopo imporre il loro Dio a tutto il mondo, hanno dovuto subire le vessazioni di altri ebrei, detti cristiani, che come loro si dichiaravano popolo eletto dell'unico Dio al quale sacrificavano tutti i bambini. Così il sacrificio umano, inteso come l'attività religiosa mediante la quale si distrugge la vita dell'individuo sottomettendolo ad una volontà esterna dalla sua, è il fine della religione ebrea e cristiana. I cristiani stessi, al sacrificio di Isacco, al quale suo padre Abramo era pronto a tagliare la gola, oppongono il sacrificio del loro profeta, che la gola se la taglia da solo. Egli diventa l'agnello sacrificale e indica ad ogni sottomesso, ai cristiani, il dovere di sacrificare la sua vita a maggior gloria del Dio padrone e dei suoi rappresentanti. Dio, i profeti, i leviti, sono di volta in volta i padroni delle persone ebree. Così anche i cristiani, Dio, il Papa, i Vescovi, i preti, sono i padroni delle persone costrette ad essere cristiane, persone che vengono private del diritto di determinare se stesse per essere violentate ed annoverate fra il bestiame che i cristiani possiedono con la pratica violenta del battesimo. 27 agosto 2006. Questo pezzo è stato scritto in agosto del 2006 ed è stato caricato su internet. In pratica cosa abbiamo? Abbiamo che la nascita dell'ideologia dei sacrifici umani, come la intendiamo dal punto di vista religioso, è una pratica ebrea e cristiana, cioè solo gli ebrei cristiani praticano i sacrifici umani, in quanto praticano quel sacrificio dell'uomo, quella sottomissione dell'uomo all'imposizione e all'ordine che dà il suo loro Dio, ed è solo il Dio dei cristiani che ordina di macellare le persone per la sua gloria. Non fu così semplice per gli schiavi di Babilonia, prendo dal documento della volta scorsa, ridurre tutto il popolo ebreo alla schiavitù sotto il loro Dio padrone e assassino. Chiunque abbia pratiche di libertà, tentando di comprendere il mondo che lo circonda, anziché limitarsi a supplicare il Dio degli ebrei, sia messo a morte. Dice il Dio degli ebrei: chi sacrifica ad altri dei fuorché al Signore solo sia punito con la morte. Esodo 22:19, alla faccia della tolleranza. Dice la Chiesa Cattolica. Attenzione, questo è dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio è l'autore della Sacra Scrittura. Per cui, per la Chiesa Cattolica, quando il Dio degli ebrei ordina di ammazzare le genti, è proprio Dio che ordina di ammazzare le genti. Dice, Dio è l'autore della Sacra Scrittura. Le cose divinamente rivelate che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute e presentate furono consegnate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell'Antico che del Nuovo Testamento con tutte le loro parti, perché scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo hanno Dio come autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica, edizione Leonardo, 1994, sezione prima, capitolo secondo, articolo 3. La Chiesa Cattolica, come gli ebrei, ha nel suo ordinamento religioso l'ordine
di ammazzare chiunque sacrifica ad altri dei fuorché al suo Dio padrone. Ben miserabile è quella religione che pretende di imporre il proprio Dio e la propria verità attraverso il sacrificio umano di bambini, che è ordinato come ordinato dal proprio Dio ed eseguito dalla Chiesa Cattolica e dalla religione degli ebrei. Gli ebrei praticano i sacrifici umani, allora come oggi. I cristiani praticano i sacrifici umani, allora come oggi. La loro ideologia religiosa è finalizzata alla pratica dei sacrifici umani, allora come oggi. Se la loro esecuzione è contenuta, è solo perché le leggi della società civile impedisce loro di trasferire la legge del loro Dio padrone alla società stessa. Ma quanti eretici furono bruciati in quanto accusati di non adorare il vero Dio? Gli ebrei praticano la diffamazione come imperativo religioso, accusando gli altri popoli di fare ciò che loro effettivamente fanno. La Chiesa Cattolica pratica la diffamazione come imperativo religioso, accusando le altre religioni di quanto a lei interessa per poterle perseguitare e imporre il proprio Dio assassino. L'uomo, l'umanità, deve essere il faro che guida i nostri pensieri. L'uomo e l'umanità e le sue trasformazioni nell'infinito di mutamenti in relazione all'immenso insieme da cui il presente è emerso deve essere la guida dei nostri intenti religiosi e non le brame perverse di criminali che con la truffa e l'inganno hanno come fine la distruzione dell'uomo e della società civile. E con questo ho concluso anche il pezzo dell'altra volta. Che gli ebrei, quando accusavano gli adoratori di Baal, i fenici in pratica, di bruciare i loro bambini, fossero dei bugiardi, ormai è una cosa che l'archeologia ha assodato. Io ho qui un articolo del lunedì 30 luglio 2007 dalla Repubblica, e il titolo è L'isola che profuma d'Oriente. E il giornalista è Paolo Rumiz, credo sia anche un articolo fatto anche in più puntate, che parla praticamente di Annibale, e in sostanza c'è un appunto anche sui sacrifici dei fenici, e dice questo, ve lo leggo da quell'articolo, L'isola che profuma d'Oriente, di Paolo Rumiz, dalla Repubblica del 30 luglio 2007. Luna, silenzio, alture con rocce, sommitali grigie, squadrate come fortezze, coperte di licheni arancione, disseminate di piccole lapidi, saliamo verso il Tophet, il cimitero dei bambini. Imposti così, i cartaginesi seppellivano i loro morti prematuri, dolcemente, in pentole da cucina in terracotta, con accanto giocattoli e piccoli doni. Il mondo punico è disseminato di queste necropoli infantili, riservate a chi non aveva passato ancora il rito dell'iniziazione. Ebbene, su questi teneri monumenti alla pietà si è consumato uno dei più sporchi imbrogli della storiografia. I cartaginesi, si disse, sacrificavano i loro primogeniti, li sgozzavano da bambini e li gettavano nel fuoco per ingraziarsi il dio Moloch. L'idea prese piede nell'Ottocento e fu in gran voga fino alla fine del XX secolo. Nessuno osava contestarla, tutto congiurava a tenerla in piedi, la damnatio memoriae dei romani contro il perfido Annibale e la sua gente, la diffidenza latina contro i levantini imbroglioni, il pregiudizio cattolico contro i pagani, perfino l'accusa dei sacrifici rituali di bambini mossa contro gli ebrei e poi trasferita pari pari sui loro cugini naviganti. Era ovviamente una balla colossale. Non ci volle molto a capirlo. Allora la mortalità era altissima. 7 bambini su 10 morivano nel primo anno di vita. Se avessero sacrificato i sopravvissuti, l'intero popolo fenicio si sarebbe estinto. Bortoloni raccoglie una piccola pietra incastrata in una fessura, la soppesa, la alza verso le stelle e mormora: chissà chi l'ha messa e quando. Poi sillaba: Bethel, casa di Dio, è il nome di quel sasso. Nel mondo semita bastava una pietra a rappresentare il tutto. Chissà quanto peseranno le ceneri, eccetera, eccetera. Ebbene, ormai l'archeologia ha appurato che parlare di sacrifici dei bambini è una truffa.
Ma chi parlava dei sacrifici dei bambini come facevano gli ebrei? A quale scopo? Soltanto per diffamarli? O invece semplicemente per una questione anche non solo di potere per controllare gli ebrei, ma anche per una questione psichica, per una questione psicologica? Per esempio, in psicologia esiste un termine, proiezione, che ci consente di comprendere molte affermazioni fatte dagli ebrei e rese sacre come parola e manifestazione del loro Dio attraverso la Bibbia. Cosa devo sottolineare nel significato del termine proiezione? Proiezione, significato, assume un significato specifico in psicanalisi dove indica l'operazione attraverso cui un soggetto, un individuo, localizza fuori di sé, esternalizza in persone o cose ciò che rifiuta e non riconosce come proprio. Oppure ancora, meccanismo, la proiezione, un meccanismo di difesa inconscio con cui il soggetto reagisce ad eccitazioni interne spiacevoli da cui non può sfuggire, negandole come proprie e attribuendoli a cose o a persone esterne, agli altri. Il meccanismo agisce nella paranoia dove il soggetto riferisce ad altri rappresentazioni intollerabili che misconosce in se stesso, potendo così agirle sotto l'apparenza di un'azione di difesa dei suoi nemici. Il meccanismo della proiezione agisce nella fobia, in cui l'io si comporta come se il pericolo dello sviluppo dell'angoscia che lo minaccia non provenisse da un moto pulsionale, ma da una percezione, e può quindi reagire contro questo pericolo esterno coi tentativi di fuga rappresentati dagli scansamenti fobici. Il meccanismo agisce nella gelosia protettiva, dove il soggetto si difende dal proprio desiderio di essere infedele, imputando l'infedeltà al proprio partner. Dunque esiste un meccanismo psicologico di difesa in cui si accusa l'altro, cioè si accusa l'ebreo, si accusa i seguaci di Baal, i seguaci delle antiche religioni, di praticare sacrifici umani, quando il sacrificio umano lo stanno in effetti praticando gli ebrei e stanno marchiando tutte le persone attraverso la circoncisione affinché non possano dire di non essere ebrei, non possono integrarsi con la popolazione babilonese, perché una volta circoncisi resta, chiaramente hai tagliato la pelle del pene e quella non ti ricresce più, per cui è una marchiatura indelebile della tua appartenenza a quell'etnia. Certo, avrebbero avuto problemi ben maggiori se avessero inventato la circoncisione, l'avessero usata non a Babilonia ma in Egitto, dove la circoncisione era ampiamente usata proprio per questioni igieniche, oltretutto, non certo per questioni di marchiatura del bestiame. Bene, io ne avevo ancora un altro per quanto riguarda i sacrifici umani di testo, ma è un testo che ho scritto proprio in risposta a delle persone che stanno tentando di sciacallare il paganesimo, cercando di accettare ciò che il cristianesimo vuole che accettino. Sono persone pagate e stipendiate dai cristiani proprio per diffamare altre persone, ma ormai il processo di diffamazione è estremamente diffuso nella nostra società civile. E ormai i cristiani hanno soltanto la diffamazione come strumento e mezzo con cui offendere le persone. Bene, visto che ho ancora qualche minuto di tempo, vorrei ricordarvi un piccolo episodio che è successo in questi giorni, no? Cioè, i carabinieri hanno arrestato due ragazzi a Roma che si stavano baciando o che stavano facendo qualcosa di sesso. Adesso non mi interessa per cosa stessero facendo, poi dopo questo ci penserà la magistratura. Il problema è che non si usano due camionette con 5-6 carabinieri per bloccare due ragazzi se non si vuole fare provocazione, qualsiasi cosa di sesso loro stessero facendo. Cioè, non voglio dire hanno ragione questi a dire si sono baciati o hanno ragione gli altri a dire facevano qualcosa di più spinto. Non vai a frugare nelle automobili dove ci sono le coppiette appartate.
è una vigliaccata, e quello che hanno fatto puntando i fari e facendo quello che hanno fatto i carabinieri è stata comunque una vigliaccata, al di là che abbia valore di venga riconosciuta come un valore di reato o non venga riconosciuto come valore di reato, è comunque una vigliaccata, tanto per essere chiari. E guarda caso, nello stesso e identico giorno la Corte di Cassazione viene fuori con una sentenza in cui dichiara che, vediamo un attimo se la trovo la sentenza della Corte di Cassazione, perché chiaramente sono un pochino, vediamo un attimo, perché non è molto semplice spulciare in queste tonnellate di appunti che mi sono fatto per queste notizie che arrivano, anche perché adesso sto anche dividendo i contenitori in notizie sociologiche, notizie relative al crogiolo dello stregone, notizie relative al libro dell'Anticristo, che ormai sta diventando una cosa sempre più importante. Eccolo qua, la Cassazione: l'omosessualità è un diritto. Sentenza della Corte di Cassazione. Scelta da tutelare. La libertà sessuale è sacra. Non la diversità dei sessi, ma la libertà sessuale. Le nostre pratiche sessuali, secondo le nostre predilezioni, sono sacre. Questo ha sentenziato la Cassazione, chiaramente all'interno di tutto un discorso che ha fatto, relativo a un episodio specifico che si presenta in Cassazione, perché vi ricordo che la Cassazione ha il compito praticamente di mettere a posto tutte le leggi in modo che siano applicate in maniera costante su tutto il territorio nazionale, per cui lei fa le sue decisioni in base ai ricorsi che riceve dai vari tribunali locali, i vari tribunali delle corti d'appello essenzialmente delle varie province. Ebbene, quando lei riceve un caso, sul caso fa tutta una serie di affermazioni e di osservazioni che hanno carattere giuridico, per cui quando la Cassazione fa una sentenza sull'omosessualità e sentenzia che la scelta da tutelare la libertà sessuale è sacra, cioè la scelta omosessuale delle persone è sacra ed è una libertà sessuale da tutelare perché è sacra, vuol dire che ha sottolineato 50.000 volte che non deve esistere una sola discriminazione per questioni sessuali. Il problema è che, come sempre, le sentenze della Corte di Cassazione vengono fatte e prima che vengano recepite dalla società civile, a volte possono passare anche delle generazioni. Io ho visto, per esempio, il discorso sulla la Madonna piange sperma, per esempio, è una sentenza che è stata fatta ben 15 anni fa, no, 12 anni fa, e io mi ricordo, perché facevo già trasmissioni in radio, comunque ero vicino alle trasmissioni in radio, che quando uscì quella sentenza ci fu addirittura un prete a Verona, un fanatico, un pazzo, che attacchinò i muri di Verona con manifesti contro questa sentenza. Cioè, effettivamente fu una sentenza della Corte di Cassazione importante, però è una sentenza della Corte di Cassazione che ancora non è stata recepita nell'uso comune, che significa che esiste una mafia cattolica che tenta di disarticolare la società civile e le sue leggi, le sue norme, le sue regole per assicurarsi un ingiusto ed infame profitto, e questo è un atto criminale. 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao. Ciao Claudio. Dimmi. Complimenti infiniti per quella trasmissione che hai fatto adesso. Spero che tu l'abbia registrata, perché merita assolutamente che venga a conoscenza di tantissime persone. Questo che hai letto è meraviglioso, meraviglioso proprio nel senso che hai messo a nudo quello che
in secoli e secoli, parlo per la massa, è stato negato. Non so se riesco a spiegarmi meglio, non mi spiego, però ti faccio molti molti complimenti per questa trasmissione unica, veramente. Ti saluto e ti ringrazio. Ciao Giampaolo, ciao. Vi ricordo che queste due pagine che vi ho letto, sia la volta scorsa che quella di oggi, relative ai sacrifici umani, sono state lette da circa un 3.000 persone in internet, cioè la singola pagina è stata aperta circa 3.000 volte in un anno, per cui effettivamente sono state lette e approfondite da parecchie persone e anche da molte università, perché vedo, cioè, ormai io ho dovuto ristrutturare un po' i miei siti, no, su internet, dove ho oltre 1.000 pagine, 1.000 pagine postate su tutti i più diversi argomenti. L'ultimo argomento che ho postato, sto postando una serie di pagine sulla pederastia, l'organizzazione della pederastia dei preti cattolici e come organizzano il sciacallaggio nei confronti dei bambini, ma sto postando anche altre pagine. Bene, vedo che gli accessi sono... Pronto? Ciao Evan. Ciao, posso darti un saluto? E niente, ti ascolto con riverenza, come sai. Va bene, dai. Trasmissione a sé. Non esageremo. Sì, bene. Va bene, dai. Una battuta così. Ok. Binswang, a parte la trasmissione, posso domandarti il titolo di quello che te, il libro che ti chiede Binswang, che parla, che sei inserito nella religione, un titolo che parla No, devo guardare in libreria, sai, che il titolo esatto è, non ho la memoria di Francesco io, per ste robe, io sono un meccanico, non un ragioniere. Anche a proposito, anche agosto è il mese di Vulcano, sul calendario. Sì, esatto, è il mese di Vulcano, sì. Questo mese... Bisognerebbe buttare dei pesciolini, i romani buttavano dei pesciolini nel fuoco, no? Proprio per simbolizzare il momento in cui tutto muta e tutto si trasforma. Una volta qualcuno interpretava la faccenda come una volta ci buttavano le persone. Senza pensare che guardando adesso cosa che succede, cioè si fa un rapporto, insomma, bislacco, insomma, ecco. Certo. Una volta era tutto criminale, crudele, si vedeva. Sì, sì, infatti. No? Adesso quello che succede adesso, nei nostri tempi, è il presente, abbiamo assorbito, abbiamo affogato tutto quanto. Certo. E accettiamo tutto, capito? Accettiamo i campi di sterminio, accettiamo. E chissà il futuro quando ci guarderanno indietro, guarderanno a noi, insomma. Esatto, accettiamo inginocchiarsi davanti persone, chissà. E tutto così, viene accettato tutto quanto, capito? Certo. E dopo accettiamo gli stupri di sei e tutto quanto, va tutto bene. Sì, appunto, va bene, dai. Va bene, ciao. Ok, ciao Ivano, ciao, ciao. Niente, vi dicevo che ho ristrutturato un po' i siti, no? Praticamente ho concentrato su tre linee le pagine internet, su www.federazionepagana.it, www.stregoneriapagana.it e altri siti che li potete raggiungere da là, anche www.giornopaganodellamemoria. Bene, praticamente apriamo qualcosa come 30.000 pagine al mese per 60.000 accessi. Penso che sia fra i più grossi successi che esista in internet. Pronto? Buonasera. Buonasera. E buona trasmissione. Grazie. Sono Riccarda de Moyan. Ciao, dimmi. Quello di prima era Francesco di Venezia? No. No, quello adesso, quello no, di prima? No. Perché da voi mi pareva, comunque io saluto tanto. Ok. Francesco da Venezia. Vabbè. Che mi piace quando parla, così un uomo che vale. Ok. E io che faccio tanti auguri di buona trasmissione, che quello che dice è tutto giusto. Perché qua ci apriamo sempre a bottega tutti. E buona serata a tutti. Grazie. Saluto tutta la Gamma 5. Buonasera a lei. Buonasera. Ciao. Buonasera. Buonasera. E, vabbè, grazie anche a questa telefonata.
Niente, torno a ripetere, su internet trovate tutto, anche perché i pezzi io li scrivo come se vangassi la terra, per cui ne metto su a decine, spesso neanche li rileggo, li butto giù a braccio e li carico in internet, spesso hanno molti errori, andrebbero anche rivisti e fatti meglio, ma è importante il concetto, è importante le cose che devo dire, non tanto il modo con cui le dico, ed è importante dirne tante cose, perché soltanto dicendo molte cose le persone riescono a entrare nei concetti, a entrare in quello che vogliamo far capire. Abbiamo messo anche 5 filmati, un filmato sulla presentazione della stregoneria, un filmato che presenta la stella a 5 punte, che spiega la stella a 5 punte della stregoneria, un filmato che è sempre parlato, fatto in mezzo ai boschi oppure fatto anche in casa, che parla di che cos'è il paganesimo, un filmato che parla di che cos'è la vita nel paganesimo, come si concepisce la vita. Abbiamo messo dei filmati brevi su YouTube, su un canale che abbiamo aperto, andate su YouTube a stregoneriapagana.it, in cui ci sono questi 5 filmati, che sono 5 filmati di prova, perché il progetto è quello di mettere vere e proprie conferenze su YouTube, in cui potete anche avere visivamente, anche avere una specie di conferenza fatta in pochi minuti, 4, 5, 6 minuti, adesso non mi ricordo quanto durano, che vi danno delle informazioni sintetiche sul paganesimo e sulla stregoneria. In una settimana sono arrivate 500 persone, 400 qualcosa, insomma, comunque fra i 400 e 500 persone che hanno aperto oltre 500, hanno agganciato oltre 500 film. Per cui chiaramente le cose si diffondono, e si diffondono anche per il bisogno delle persone di recepire qualcosa di nuovo e una nuova e diversa visione della vita. Per cui oltretutto tenete presente che tutte queste trasmissioni che vengono fatte su Radio Gamma 5 sono tutte caricate su internet, e appena sarà possibile, appena alcune questioni tecniche saranno messe a punto, verranno caricate anche quelle degli ultimi giorni, delle ultime trasmissioni fatte. Praticamente tutto quello che viene fatto qui a Radio Gamma 5 viene caricato in internet, tutto quello che viene caricato in internet prima o poi verrà fatto anche a Radio Gamma 5, solo che è più facile caricare 500 pagine in internet che non, come ho fatto stasera, farvi una pagina delle 500, delle 1000 che sono state caricate. Voi potete vedere il paganesimo sotto tutte le sfaccettature possibili e immaginabili in internet. Bene. Io sono arrivato alla fine della trasmissione, per fortuna sono contento di essere riuscito a dire tutte le cose che io volevo dire. Quello che mi interessa molto sottolineare è: state attenti alla società civile, perché quando soffia un piccolo vento potrebbe essere in arrivo un uragano, e se non sapete cogliere ciò che si presenta nel significato e negli effetti che produce, sarete sempre, sempre distrutti. L'ignoranza in questo paese, l'ignoranza nella nostra società, non è data dal non conoscere le cose, ma è data da non capire il valore delle cose e come le cose vanno a incidere nella vita. Ciao a tutti, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.